Quando eravamo piccoli, passavamo le ore con le matite colorate, con i pennarelli, con la plastilina, che poi però naturalmente a un certo punto abbiamo abbandonato. A Rufina, alle porte di Firenze, c'è l'unico stabilimento italiano di Fila, la multinazionale del colore che ha fornito a noi e ai nostri successori bambini molti dei colori e degli strumenti che abbiamo usato per giocare, per perdere la testa e per sporcare in giro. Che cos'è Fila e com'è nata? Fila è un'azienda italiana, nata nel 1920. L'azienda entrò in crisi e con mio nonno fece un management buyout finanziato dalla Comit. Poi nei primissimi anni 90 era evidente la necessità di doversi internazionalizzare. Oggi l'estero rappresenta più di tre quarti del fatturato dell'azienda. Quando Fila si internazionalizza e decide di acquisire delle quote di questo mercato, come si comporta? Cerca di identificare dei target che devono avere un marchio conosciuto nel mondo del colore. Deve produrre, perché in ogni produzione nel nostro settore ci sono dei segreti che noi poi cerchiamo di moltiplicare nella nostra organizzazione, che è globale. Abbiamo fatto molto investimento in ricerca e sviluppo. In questo laboratorio si testano le caratteristiche dei prodotti di Fila. Questa macchina esattamente cosa fa? Serve per misurare la lunghezza di scrittura e il flusso dei nostri prodotti. In particolare ora stiamo vedendo il Turbo Maxi, che riesce a scrivere sino a 800 metri. Il nostro target in questo momento principalmente va dai 2 ai 10 anni. Il problema principale dell'utilizzo dei nostri prodotti era che fossero realmente innocui, e normalmente l'altro problema che si pone parlando con le mamme o con le maestre è la lavabilità. Va detto che non bisogna lavare subitissimo il divano, perché c'era un certo gusto nel vederlo distrutto mentre si veniva sgridati. Come funziona il rapporto con gli strumenti come l'iPad, l'iPhone? Già una decina d'anni fa noi abbiamo deciso di non investire più nella scrittura, abbiamo deciso di concentrare gli investimenti dell'azienda sul colore. Pastelli colorati, mondo delle tempere, dei pennarelli, delle plastiline, dei pastelli cera. Quel mondo noi riteniamo che non verrà mai influenzato dallo sviluppo del digitale, perché il bambino ha la necessità di svolgere delle attività didattiche che non si limitano a schiacciare i tasti. Gli strumenti di scrittura e interazione tattile più recenti, smartphone e pad, non spaventano un gruppo che negli ultimi anni ha puntato tutto sul colore più che sulla scrittura, decidendo di focalizzarsi su un'unica tipologia di prodotto e integrando tutta la filiera. Fila è un'azienda concentrata sul business del colore. Abbiamo deciso di integrarci il più possibile a monte, fino proprio alla piantagione, al taglio dell'albero, alla produzione del semilavorato, la produzione della mina, fino diciamo alla produzione, all'assemblaggio del prodotto e alla vendita esclusivamente con marchi nostri. Fila realizza in tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Messico fino all'India, prodotti apparentemente semplici, noti, familiari. Concentrandosi più decisamente sul colore, ne controlla tutta la filiera, dalle materie prime, alberi, grafite, passando per la produzione fino alla distribuzione. La sua clientela merita questa attenzione, d'altronde ha un rapporto talmente intimo con questi oggetti che tende a masticarli.